Il destino si chiama Clotilde di Giovannino Guareschi. Il libro di cui vorrei parlarvi oggi, che vorrei recensire, è questo romanzo, Il destino si chiama Clotilde di Giovannino Guareschi, lo scrittore di Don Camillo e di Peppone. Questo è praticamente il suo secondo libro. Aveva scritto nel 1941 La scoperta di Milano e nel 1942 questo romanzo, decisamente umoristico, talvolta violentemente umoristico, scritto con intenzione di tenere un po' allegro il lettore. Allora, diciamo che noi ci siamo accostati a questo romanzo con il nostro, come dire, giudizio sempre positivo, oserei dire quasi pregiudizialmente positivo, sulle opere di Giovannino Guareschi. Abbiamo letto appunto i testi di Don Camillo Peppone, quindi del Mondo Piccolo, e poi abbiamo letto i suoi diari, diciamo, di prigionia, no? Il diario clandestino, ricordi di prigionia vari, e poi abbiamo letto le sue storie di famiglia, che sono contenute alcune nello Zibaldino, poi nel Corrierino delle Famiglie, eccetera, eccetera, vita in famiglia, osservazioni di uno qualunque. Abbiamo dato per scontato che comunque questo libro dovesse essere un buon libro, dal momento che sappiamo e conosciamo Guareschi e sappiamo che sa scrivere molto bene. E soprattutto, come dire, sa far divertire il lettore. All'inizio siamo rimasti un pochettino scossi, perché questa, per esempio, si chiama, il sottotitolo dice Romanzo d'amore e d'avventura. Ci sembrava quasi più un romanzo d'avventura che d'amore, ma un'avventura strana. Per esempio, tutti i testi di Guareschi che abbiamo letto in precedenza erano testi realistici o verosimili, mentre la storia si presenta a noi subito come una storia abbastanza bizzarra e poco verosimile, a partire dai nomi dei protagonisti che sono piuttosto strani, ecco. Infatti all'inizio vediamo questi tre tali che sono appunto Filimario Dublé, che poi si rivelerà come protagonista maschile fondamentale del libro, Settembre Nord e Pio Pis. Insomma, una storia parecchio strana. Noi possiamo dire solamente questo, possiamo dire che anzitutto capiremo verso la fine che effettivamente questo non è solo un romanzo d'avventura, ma anche un romanzo d'amore. E poi è vero quello che lui dice a metà del romanzo. Dice infatti, non si può parlare di caso, avvengono tante cose strane e appunto apparentemente casuali, ma nella prospettiva sappiamo, ad esempio, di Giovannino Guareschi, e lo dice chiaramente lui, non si può parlare di caso, ma di destino. Al destino si è sostituita Clotilde, ecco perché il titolo del romanzo, perché lei che ha innescato tutta questa serie di avvenimenti che poi condurrà i vari protagonisti ad un equilibrio finale, chiamiamolo così. Ogni avvenimento è regolato dalla sua essenza, da Clotilde, è lei che ha deciso, insomma, di fare una specie di scherzo a questi tre uomini di Nevaslip, questo insomma luogo immaginario del Sud America, che sarebbe città di 3 milioni di abitanti, eccetera, che sarebbe la città da cui partono questi tre, appunto perché Clotilde dice loro che vuole offrire loro un bel viaggio, ecco. E così ha bisogno di soldi, Clotilde Troll invita Filimario, eccetera, gli altri due a fare un giro in barca, una gita in barca. In realtà, però, lei voleva che i tre fossero condotti nell'isola Bess, altro nome immaginario. Ah, attenzione, il romanzo è ambientato nel 1885, quindi a parte questi luoghi immaginari, c'è anche invece una collocazione temporale ben precisa. E i tre devono essere condotti
su quest'isola Bess, dove devono essere lasciati dal capitano, insomma, della barca, il delfino. Deve lasciarli là, su quest'isola, presso questa villa, e il progetto sarebbe quello, comunque, di portarli là, perché lei è innamorata di Filimario Dublé e vuole, comincia a sposarlo, eccetera, eccetera. Ma le cose non vanno come Clotilde ha immaginato. Infatti, quando arrivano lì, sull'isola Bess, trovano che la villa è occupata. La villa è occupata dai briganti, insomma, da dei contrabbandieri. E ci sono 20 uomini che non possono essere Clotilde Troll, infatti. 20 uomini con 20 pistole pronti ad assalirli, si tratta di contrabbandieri, dicevamo, e che hanno come capo una donna. Questa donna, Ketty, avrà un ruolo importante nel proseguo della vicenda. Infatti, Clotilde Troll ha una specie di fidanzato, chiamiamolo così, che si chiama Giorgino. Il quale Giorgino poi incontrerà questa tale Ketty quando, insomma, si incroceranno queste navi, perché Clotilde andrà lì sull'isola Bess per trovare i tre disgraziati, e invece troverà il capitano del delfino che gli spiegherà come sono andate le cose, che quei tre disgraziati sono stati presi dai contrabbandieri. Allora Clotilde torna indietro, raggiunge la nave dei contrabbandieri e qui dicevamo Ketty incontra Giorgino. Giorgino è all'inizio innamorato di Clotilde, la quale però non è assolutamente innamorata di lui. Poi però Giorgino incontra Ketty e piano piano si innamorerà di lei. Insomma, tutta una storia abbastanza complicata, complessa, eccetera, che ha però come punto di riferimento, dicevamo, l'amore. Dall'avventura si passa all'amore quando poi i tre poveracci, insomma, saranno addirittura, prima che ci sia questo incontro fra Clotilde e Ketty, saranno addirittura imprigionati dalla polizia, portati a Nuova York in prigione, perché Ketty farà in modo che, insomma, la droga che si trova sulla sua barca venga trovata presso la roba, insomma, di questi tre. E quindi siano questi tre ad essere incolpati di essere contrabbandieri doppio. Insomma, tutta una storia, dicevamo, abbastanza complicata, abbastanza complessa. Comunque, una storia che ha la sua logica. Nel senso che dicevamo che l'amore è il sentimento che domina soprattutto la seconda parte del romanzo. Come a dire, noi in tutti i modi cerchiamo di affermare noi stessi, la nostra autonomia, la nostra indipendenza, ma questa si rivela in fondo solamente testardaggine, nel momento in cui non ci rendiamo conto che davanti abbiamo ad esempio la donna della nostra vita. È il caso di Filimario, il quale si dimostra sempre molto molto duro nei confronti di Clotilde, sin dall'inizio del racconto. È arrabbiatissimo per lo scherzo che le ha tirato appunto Clotilde. Ma in fondo, e leggiamo il romanzo, in fondo Filimario è l'uomo più infelice del mondo, una vittima del suo carattere d'acciaio. Quindi abbiamo questi due protagonisti maschili, Filimario Dublé e Settembre North, che sono testardi e quindi sono ridicolizzati per la loro testardaggine. E così Settembre North, ecco, quindi Filimario, diciamo, è l'avventuriero, che è pieno di sé e che è abbastanza superbo e altezzoso. Invece Settembre North è l'uomo fortunato che però non riesce mai a concretizzare, insomma, la sua fortuna nel momento in cui, per esempio,
vince ai dadi con il capitano del delfino, poi non è in grado davvero di riscuotere, insomma, la sua vincita. Dall'altra parte ci sono altri due personaggi maschili che invece si caratterizzano per la loro debolezza. Uno è Pio Pis. Pio Pis è il poeta, il letterato, innamorato, pazzo di Clotilde Troll, ma che rimane sempre comunque a un livello molto platonico e astratto. Mentre Giorgino è questo fidanzatino, dicevamo, succube di Clotilde Troll, ma proprio per questo motivo, sicuramente, questo è uno dei motivi per cui Clotilde non lo può sopportare. Diciamo che continua ad essere il suo fidanzato perché tutto sommato lei ha ancora bisogno di lui per raggiungere i suoi scopi. Dicevamo quindi, adesso sto dicendo in sostanza quello che avviene nel finale, pertanto se volete leggerlo non vi conviene ascoltarlo. Dicevamo che in tutti i modi Finimar cerca di scappare da Clotilde, come quando, ad esempio, una volta imprigionati lì a New York, qualcuno paga la cauzione, insomma, perché possano circolare liberi i tre, si scopre che è Clotilde Troll e allora Finimar convince gli altri due a scappare, a fuggire, perché non vuole neanche avere a che fare con lei. Ma poi il caso, il destino, vuole che lì a New York decidano di lavorare come dei ballerini intrattenitori e, guarda caso, capiterà proprio con Clotilde Troll, con la quale il nostro Filimario Dublé, in base al suo contratto, deve ballare e deve appunto intrattenerla. Allora poi ancora scapperà, 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 fino a quando poi ci sarà Ketty di mezzo, tant'è vero che alla fine del romanzo si dice non è che per caso il destino si chiama Ketty, alla fine del romanzo infatti sarà lei a far incontrare l'ultimo incontro, quello decisivo, fra Clotilde e Filimario e a quel punto lui si arrende all'amore e la bacia disperatamente, la bacia, scusate, volevo dire appassionatamente, nel senso che per tutta quanta la vicenda, per tutto quanto il romanzo, è come se lui avesse nascosto quel sentimento profondo che invece sentiva dentro di sé, ma quasi virilmente cercava di nascondere e di non esprimere. E così alla fine si chiuderà il cerchio anche con la questione dell'eredità, nel senso che il padre e la madre di Filimario Dublé sono comunque presenti nella vicenda, anche se sono morti. Perché la madre ha lasciato un'eredità che lui potrà però riscuotere solamente quando prenderà dell'olio di ricino. Ora, Finimario, che sempre dicevamo è un tipo molto superbo, altezzoso e non si vuol piegare mai, perché i Dublé non si piegano mai, in realtà alla fine si piega alla sua moglie, che è Clotilde. Una volta diventato marito di lei, quando Clotilde le chiede se è disposto a fare qualsiasi cosa per lei e lui dice di sì, allora Clotilde gli chiede di bere dell'olio di ricino e lui a malincuore, perché è innamorato, accetta e così poi davanti a tutti quelli che sono nascosti, e quindi gli esecutori, diciamo, testamentari, notario, eccetera, si scoprirà che Filimario Dublé effettivamente avrà fatto quello che la madre gli aveva imposto di fare per eredità, cioè bere l'olio di ricino. A questo punto lui potrà finalmente riscuotere tutti gli averi della madre. Quindi, come dicevamo, una storia abbastanza complicata, strana, eccentrica, bizzarra, eccetera. Dalla quale però non sono del tutto assenti dei valori o degli ideali importanti. Ad esempio, dicevamo quello dell'amore, del sentimento, che a tutti i costi noi spesso cerchiamo di nascondere il sentimento nei confronti degli altri, nei confronti di un tu, cerchiamo di evitare questo tu, ma quest'altra persona, quest'altro, prima o poi, volente o nolente, il destino vuole che si pianti davanti a noi e
e che determini la nostra storia e quindi che entri prepotentemente nella nostra vita. A proposito della madre e del padre di Fili Mario, volevo raccontarvi una cosa interessante, anche questa riguarda più o meno la fine del romanzo, cioè il fatto che loro due dalla nuvoletta, dall'alto, guardano, osservano tutta quanta la storia, anche abbastanza divertiti, e scommettono sul finale, cioè sul fatto che effettivamente poi alla fine Fili Mario possa sposare Clotilde. Mi sembra che questo abbia una qualche analogia con il famoso crocifisso dei romanzi del mondo piccolo, insomma, di Don Camillo e di Peppone, che dall'alto osserva i due protagonisti, in quel caso sono Don Camillo e Peppone, che anche in quel caso ostentano, diciamo così, una certa distanza nei confronti dell'altro, quindi ad esempio Don Camillo una distanza nei confronti di Peppone, Peppone una distanza nei confronti della Chiesa, ma che poi si rivela qualcosa di superficiale. Sotto sotto, in profondità, Don Camillo e Peppone sono molto più simili, molto più uniti, umanamente parlando, fra loro, di quanto non avvenga esteriormente. No, esteriormente sono lontani fra di loro, sono rappresentanti quasi di due mondi contrapposti, ma in realtà sono profondamente uniti. E la stessa cosa avviene tra Fili Mario e Clotilde. Chi l'avrebbe mai pensato? Come avrebbero potuto pensare Settembre Nord e Pio Pis che Fili Mario, il quale ostentava sempre avversione nei confronti di Clotilde, alla fine l'avrebbe sposata? Avevano pensato che l'avrebbe addirittura uccisa, no? Quando sarebbe stato a tu per tu con lei, ma non avviene questo, è proprio per il discorso che facevamo. L'ultima cosa che vogliamo dire riguardo a questo romanzo è che in una parte centrale del romanzo si inserisce una digressione, dice il nostro autore, la quale pur essendo d'indole personale, infatti, il narratore di questa storia raccontata in terza persona è appunto lui, è appunto Giovannino Guareschi, il quale, come dice poi direttamente anche nel libro, adesso non riesco a trovare il passo, prima di fare il giornalista era stato in Sud America. E così ci racconta una storia, diciamo che lo spunto sarebbe il fatto che i tre arrivano sull'isola Bess e si comportano comunque signorilmente davanti a quei contrabbandieri, a quei briganti, no? Riescono a mantenere un atteggiamento dignitoso. E così, diciamo, Guareschi prende spunto da questo per raccontare delle storie riguardo al zio che ha incontrato una volta che è andato in Sud America, riguardo ai suoi tanti lavori che ha fatto. Questo, comunque, cioè, questi tratti biografici sono veritieri, nel senso che Giovannino Guareschi, prima di fare il giornalista, lo scrittore, eccetera, ne ha fatte di cose, insomma, nella sua vita da giovane soprattutto. E quindi poi dopo si chiude questa digressione, che comunque è importante, perché abbiamo detto che anche nella narrativa di Guareschi, in un certo senso, non potremmo capire bene questo scrittore, questo autore, se leggessimo solamente Don Camillo e Peppone, ma ci conviene proprio leggere il diario clandestino, ad esempio, o il Corrierino delle Famiglie, almeno questi, diciamo, per incontrarlo personalmente, quest'autore, senza dimenticare comunque i capolavori che sono Don Camillo e Peppone. E per favore non lasciamoci prendere dai soliti pregiudizi del politicamente corretto, del politicamente scorretto. I libri di Giovannino Guareschi, per chi li ha letti, non per chi ha visto solamente i film, sono dei tesori appunto da leggere avidamente e rapidamente, perché non ti annoi mai leggendo i libri di Giovannino Guareschi. E sono comunque dei tesori di umanità.